Proseguiamo. Io così, signore. Niente stuzzica l'appetito come un gustoso amico. Oh, sembra che ci sia appena, che si sia appena arrivato un tavolo. Mi dia un secondo per dare una pulita e sono felice di accompagnarvi ai posti. Fantastico, sto morendo di fame. Oh bene, finalmente il nostro tavolo è pronto, non ci resta che sederci. Madame, la prego di attendere un momento, questi passeggeri stanno aspettando da tempo. Sciocchezze, non voglio sentire storie. Va bene, non posso urlare. Le chiedo perdono, madame, il fatto è che questi signori sono arrivati prima di voi. Non aspetteremo un secondo di più, capito? Neanche per sogno, lasciateci passare. Madame? Che prepotente. Scusate, signori, ci ho addirittura tre piazze in quarantena. Posso succedervi di recarvi là alcuni minuti finché non ci sarà un altro tavolo libero? Non deve scusarsi, buon uomo, il suo non è un lavoro facile. Dare un'occhiata alla terrazza e tornare più tardi. Vabbè, non è che abbiano chissà quante opzioni, sti due. Ok. Che occhi hai? Benvenuti a bordo, signori. Posso aiutarvi con una bevanda fresca o con un delizioso spuntino? Grazie, ma ci serve uno spuntino al momento. Naturalmente, io che mi sforzo di essere sempre gentile. Da quando abbiamo quel vagone ristorante a 5 stelle, quasi tutti preferiscono mangiare là. Con una simile concorrenza, non avrò neanche più una tazza di tè, che noia infinita. Il mio turno non è ancora finito, mi ritrovo sta passando il tempo con questo enigma, ma perché no? Tutti un enigma gustoso. Devi spostare le fritelle dal piatto blu a sinistra a quello rosso a destra. Per farlo devi osservare le seguenti regole. Puoi spostare solo una fritella. Ah, beh, il classico enigma che non so fare. Ok. Easy. Adesso ci penso io! Vabbè, sta facile. Fin troppo facile! Va bene, sì. Oh, mi hai di sale in zucca, ragazzino. Allora, il prossimo fermato è un paesino sperduto e semideserto chiamato Dobston, giusto? Beh, non c'è proprio niente da giù. Vuoi davvero fermarmi in un posto un po' più interessante? Ma è così che vanno le cose, credo. A volte non si può evitare di annoiarsi a morte. C'è fitel, aspetta, che vuol dire enigma 1? Aspetta, vuoi provare il minigioco che c'è? Ah, che è tipo la stanza di Luke e Layton. Già detto questo spaiato sarà arrabbiato, solamente ok. Del cibo qui non faccio certo complimenti. Si trova entro tre spazi da esso. Così? Cercando di capire. Oh, ma sono stanco. Ok. Così? C'è del cibo qui? Non faccio certo complimenti. Ok. Penso mi servano più oggetti. Ma volevo vedere questo, il coso delle fittelle. Degli piatti uno, sì, ne avevo degli altri. Bene, però li abbiamo risolti tutti. Enigmi risolti 9, sì. Faccio vomitare per quanto riguarda i picarati, però va bene così. Sembra ci sia nessuno. Torniamo più tardi. Ok, è un po' importante.
Non sta piovendo? No. Perdonate. Allora, io esamino anche le varie luci e tutto, perché mi, cioè, vorrei fare quanti più enigmi possibili. Chissà se è una scopa di quelle volanti, ma non credo. Adesso quella casetta non è sembra familiare. Sì, è quella di nonna enigmina. Vediamo la nostra vecchia mina. Con la sensazione che ci sono veramente di grande aiuto. Secondo me non è enigmina del paese dei misteri. Ho osservato le cose di troppe cose, osservando le vecchie live di sul paese dei misteri, per quello che mi sento un po' voglia di vedere. Ok. L'albero, niente. Sì, è un enigmino, per forza. Oh, che terrazza deliziosa. Wow, che posto splendido. La brezza è davvero piacevole. Hai ragione, il panorama è da togliere il fiato. Guarda lì, laggiù c'è un lago. Guardi che c'è l'azzurro, quanti alberi. Questo sì che è un panorama. Cielo, quando ti parlo... Com'è possibile? Quest'uomo vive di... La foresta qui sotto contiene 4 tipi diversi di alberi. Usa lo stilo per dividere la foresta in quattro parti. Ogni parte deve contenere un esemplare di ogni tipo di albero. Quindi... Cioè... Oh cazzo. Ok. No. Ok. No. Così. Così. È giusto. Ecco fatto. Prima colpa. Ah, questa la faccio. L'apprendista di Layton colpisce ancora. Molto carino. Sembra una svastica. Proprio così. Ben fatto. Beh, forse è sorpreso il professore. Wow, si sa così bene qua fuori che ho così scordato la nostra ricerca dello scrigno degli Erisi. Non posso certo biasimarti, Luke. Ma quello scrigno ha portato il dottore alla morte. Qualsiasi cosa accada, risolverò questo mistero. Naturalmente. Ora sappiamo piuttosto bene come è strutturato il danno. Penso che sia tempo di iniziare una vera indagine. Ok, professore, mettiamoci al lavoro. Decino di continuare l'esplorazione del terreno. No, hanno detto un'altra cosa, però ok. Guarda un po', qualcuno ha lasciato la spazzatura per terra. Questo mi fa venire in mente un enigma. Ascoltami bene, Luke. No, questo... Un vero gentiluomo pulisce queste sporche, se necessario pulisce anche per gli altri. Cosa ne dici di mettere a posto questo pasticcio? Ah, ok, ti prego dimmi che non è uno di quelli con gli accendini, cioè con i fiammiferi. Peggio. Usa lo stile per spostare i blocchi che ostacola... Ah, ok. Madonna santa. In questi faccio discretamente vomitare. Lo dico nella più totale onestà. Ok. Sembra una buona idea ricominciare. Ok. No, non posso fare niente, quindi lo metto lì. Mio Dio, allora... Avrei preferito quelli con i fiammiferi.
Lì dove c'è quelli tipo fai una paletta a forma di, cioè fai una paletta con questi fiammiferi. Ok. Posso fare anche questo, è vero? Posso mettere così questo qui su. Ci dovrei essere, allora. Il piano dovrebbe essere quello di... portarlo da questa parte, non so minimamente in che modo fare questa cosa qui, ma fatto letteralmente la stessa cosa di prima. Mi sto incasinando in una maniera allucinante. Allora. Allora. No. Una volta che io ho ottenuto questo, ne sono molto felice, però merda. Assolutamente no. Così. Così. Così, ma che secondo me un minimo. Ma è un minimo, cioè nel senso. No, devi proprio entrare del tutto? Devi proprio fare lo stronzo? Bene. Fai lo stronzo. Così dovrebbe andare. Un vero gentiluomo risolve ogni enigma. In 29 mosse, ne ho usate 160. Ecco fatto, ora con la magnifica vista non ho eliminato la spazzatura. Meraviglioso, vero? Un posto pulito è sicuramente più gradevole. Quello che mi preoccupa è che c'era scritto 1. Questa terrazza panoramica fa senza dubbio una vista eccezionale. Posto ideale per trascorrere il pomeriggio con un bel tè. Ok. Bene.
posso ancora interagire. Ma con quest'uomo credo di dover interagire. Non c'è niente di meglio di un viaggio in treno per rilassarsi. Sono assolutamente d'accordo. E il suo treno non ha pari al mondo, signor Beluga. Sa come mi chiamo? Certamente. Questo treno e il suo proprietario sono piuttosto famosi a Londra. Lei appare regolarmente sulle pagine di molti quotidiani. È sorprendente come sia riuscito a creare questa ferrovia a una così giovane età. Oh, oh, lo pensa davvero? Spiacente, buon uomo, ma non posso dire di conoscerla come lei conosce me. Mi chiamo Herschel Layton. Insegno archeologia, ma mi interesso di treni nel tempo libero. Ho sentito molto parlare di questo treno, così ho deciso di venire a vederlo con i miei occhi. Beh, ma che storia interessante! È un vero piacere fare la sua conoscenza, signor Layton, giusto? Oh cielo, si è fatto tardi, devo scappare. Si goda il viaggio. Uomo misterioso. Uomo decisamente misterioso. Va bene. Perché non torniamo nel vagone ristorante, Luke? Ho un certo appetito. Decido di visitare nuovamente il ristorante. Layton con questa mossa. Va bene. Accidenti, ma io mi sto uccidendo. Sicuro la pare buona, ma il tempo non passa davvero male. Madonna, ragazzi. Ok. C'è altro? Se non ci sia nessuno, va bene. Bentornati signori, mi presentate scusa per la lunga attesa. Venite, vi messo il tavolo. Un ottimo, finalmente si mangia. Non potrei essere più d'accordo. Wow, che scelta di piatti, mi gira la testa. Oh, guarda laggiù, sembra che qualcuno stia discutendo. E questa la chiami alta cucina? Ma a me sembra mangina. È questo che servi ai nostri clienti? Lo rifaccio subito, signore. Beh, fai sparire subito questa roba, ovviamente. Sono mortificato, non era mia intenzione creare problemi. E un'altra cosa, questi vasi e quel dipinto sono assolutamente di cattivo gusto, sostituiscili subito. Ma signore, quel pezzo è una delle opere più importanti del famoso non mi interessa. Anche l'avesse dipinto la regina d'Inghilterra, voglio che sparisca, è in fretta. Bene, signore, mi metto subito al lavoro. Ehi, è lo stesso signore che abbiamo visto prima, un vero tiranno, e gli piace un lato. E il signor Beluga? Peccato che quel dipinto non gli piaccia, io lo trovo meraviglioso. Ma Luca, vabbè. Va bene. Il dipinto qui sotto è fatto di linee curve che intersecandosi creano delle sezioni. Se volessi colorare l'intera tela in modo che nessuna sezione ne tocchi una dello stesso colore, qual è il numero minimo di colori che devi usare? Puoi usare lo stesso colore quante volte vuoi, basta che non tocchi un'area dello stesso colore. Vedete la risposta, tocca l'icona inserisci risposta, ok. No, va bene, sì. Colorare l'intera tela in modo che il numero minimo di colori. Allora, se io qui ne metto colore A, B, C e D, io qui vi metto D, poi il numero minimo di colori, vediamo se con 4 ce la faccio. Allora, aspetta. Ne abbiamo A. Anzi no. 1. 2. 3 e 4.
Ora io provo a mettere qui il 3, qui 1 e qui 4. Qui posso mettere l'1. Qui si interseca con... Io non posso mettere né il 3 né l'1, quindi metterò il 2. Per questa zona io metto il 2. Per questo che non interseca né con... non può intersecare né con il 2 né con l'1, metterò il 3. Qui non può andare né con l'1 né col 3, però può andare con il 2. Questa zona non può andare con il 2. Mettiamoci il 4. Qui 1. Questa zona è 4. No, il 4 non può andare qui, perché quest'area interseca con questo, quindi vi direi 3. Questa zona non può avere 4. No, terribile questa cosa che ho appena fatto. Terribilissimo. Quindi, questo qui non può avere il 3. Questo quadrato non può avere l'1. Però il 2 sì. Non può avere il 2. Qui abbiamo il 4, qui abbiamo l'1 e il 2. Poi questo al centro lo lasciamo per ultimo. Qui non possiamo avere né 3 né 2, ma mettiamo 1 e qui mettiamo 4. Qui non possiamo avere 2, non possiamo avere né 2 né 4, metteremo 3. Qui non possiamo avere né 3 né 4, mettiamo 1. Qui non possiamo avere il 3, quindi metteremo il 2. Madonna di Dio, metteremo il 2. Qui non possiamo avere né l'1 né il 2, metteremo il 3. Qui non possiamo avere il 3, metteremo il 2. Qui non possiamo avere il 2, l'1 e il 4, metteremo il 3. Qui non possiamo avere né il 3 né il 3. Metteremo l'1. Qui non possiamo avere né il 2. Non possiamo mettere il 2 o l'1 o il 4. Quindi metteremo il 3. Quindi il minimo numero di colori. Quindi con 4 si può fare. Proviamo con 3, ma con 3 mi sembra molto difficile. Se io ho 1, 2 e 3, io qui metto l'1. Qui posso mettere il 2 e qui magari metto il 3. Qui metto l'1, qui metto il 2 e qui metto il 3. Qui metto l'1 e qui metto il 2. Ora, in questo io non posso mettere l'1, quindi metteremo il 2. Io qui non posso metterci il 2, metterò il 3. Qui non posso mettere il 3, nemmeno l'1, metterò il 2. Qui non posso mettere 3. O 2, metterò l'1. Qui non posso mettere l'1, posso mettere il 2. Poi qui non posso assolutamente mettere il 2 perché ho un 2 qui, un 2 qui e un 2 qui. Quindi metteremo il 3. Qui non posso mettere il 3, metteremo l'1. Qui non posso mettere 1 e basta. Per ora come limito solo l'1. Quindi mettiamo un 2. Io no, qui non posso mettere né 3 né 2. Mettiamo 1. Madonna, è veramente cervellotico. Allora, io qui non posso mettere 2 o 1. Quindi metteremo 3. In questo non posso mettere né 3 né 2. Mettiamo l'1. Qui io non posso mettere... Merda! Vedi, però non lo posso fare. Secondo me è 4.
secondo me sono quattro adesso colori. Adesso ci penso io. Perché no? Ops, risposta sbagliata. Non è che l'ho scritto male. Cioè, nel senso... Non è che devo mettere 04. Ma non credo. Vediamo se ho ragione. Ma lo è te? Che pasticcio. Beh, per forza. Ma con te non ci sono, non ci ho riuscito. Il minimo di colori è 3. Non è 7 quello lì. Ma effettivamente non ne ha manco un 3. Vediamo se ho ragione. È 3. È la 3. Fin troppo facile. Ah, vabbè, vabbè, lo stesso. Ottimo lavoro, Luke. Dopo l'enigma così è un passo delizioso, ci vuole una cosa. Torniamo allo scompartimento. Ciao, perdono l'interruzione, ma c'è una cosa importante che devi sapere. Uno che piace il gioco? Ok, sì. Bottega di nonna enigmina, esatto. Ok. Ok. Allora, aspetta un attimo. Cosa succede qui? Ho sbagliato tasto. Il mio piccolino, il mio amore, dovete fare subito qualcosa. Se tacciate tutto il treno. Madame, per favore, si calmi e mi dica cosa è successo. Oh, ispettore Chalmers, non sapevo che viaggiasse con noi. Beh, chi non muore si rivede, signor Layton. Ma basta quelle chiacchiere, ho altro a cui pensare. Nello specifico, un bambino scomparso. Sembra che il piccolo di questa signora sia svanito nel mondo. Non l'avete visto in giro, eh? No, non credo di aver visto alcun bambino. I minuti sruccio sono andato da qualche parte e non ho ancora tornato, se non lo trovo impazzito. Signori, esigo che vi dedichiate anima e corpo a ritrovare il mio piccolino. Non ho fatto altro che ripetere la stessa cosa da quando sono arrivato. Capisco la vostra preoccupazione, madame, e siamo felici di dare un nome. Avremo maggiori probabilità di scoprire il suo bambino se iniziamo le ricerche insieme. Allora cosa ci fate ancora qui? Invece per detenere la tua nostra e portare il mio tesoro. Sembra che gli unici indizi che abbiamo siano questa scarpa e il nome del bambino. Top. Ho cercato di farmi dire altro dalla donna, ma è inutile. Continuo a ripetere che devo cercare in tutto il treno. La faccia di Luke è terrificante. Questa è una scarpa di Tom? Davvero piccola, no? Sì, anche io la trovo piuttosto curiosa, Luke. Strano. Non credo che bambini con i piedi così piccoli sappiano già camminare. La sparizione di Tom. Mentre si trovava in viaggio sul Monterey Express, Tom, il piccolo di Babette, era scomparso. A giudicare dalla scarpa che ha perso, Tom deve essere un bambino minuscolo. Dove può essere scappato un frugoletto così tutto da solo? Va bene. Allora, dammi un attimo. Se non ci sia nessuno, torniamo più tardi. Rispetto, vedo una sorpresa a trovarla a bordo. Posso chiederle cosa la porta su questo treno? Nel corso dell'indagine abbiamo ritrovato il diario del defunto dottore. Contiene la descrizione dei suoi ultimi giorni di vita e che mi ha condotto a questo treno. Ma perché l'indagine non l'ho riguarda, non posso dirle altro, signor Layton. Inoltre, ho la mia priorità di trovare quel bambino smarrito, anche se sarà complicato, considerato che tutto quello che ho sono una scarpa ormai. Luke e io siamo felici di offrire il nostro appoggio nella vicenda. Mi piace che Layton è gentilissimo anche con chi gli pesce in faccia. Oh, ne sono certo, io la conosco, Layton. La sua fama di ficcanaso la precede. Ma prima che la coinvolga nel caso, perché non mi dimostra le sue abilità deduttive con questo enigma? Così, dai. La lada di scarpe. Una donna in un negozio vuole pagare un paio di scarpe da 30 stelline con una banconota da 50. Il commesso non ha il resto, quindi va a farsi cambiare la banconota da 50 nel negozio di fianco. Tornato indietro, dà il resto alla signora. Poco... No, mio Dio, no, è matematica. Poco dopo, il proprietario del secondo negozio va dal commesso a dirgli che la banconota da 50 sterline era falsa. Mortificato, il commesso gliene dà un'altra per scusarsi.
Donna, le scarpe che hai comprato non sono più le veloci. In totale, quante sterline ha perso il negozio? Allora, una donna in un negozio vuole pagare un paio di scarpe da 30 sterline con una banconota da 50. Ok. Allora, 30 sterline. Aspetta, no. La signora ha una banconota da 50. Ehi, tanto il mouse non dire. Da 50. Meno 30 fa 20. E fin lì, ok. Ma... il commesso però non ha il resto, quindi non hai 20 euro. Non hai 20 euro. Il commesso, quindi, va a farsi cambiare la banconota da 50 nel negozio di fianco. Quindi, noi abbiamo 50 euro falsi e 50 euro veri della proprietaria del negozio. Ok. Del secondo negozio. Ok. E 50 euro. Facciamo fanculo. Facciamo così. Se io ho 50 V da lei, ho i 50 F da lei. Ok. Quindi, i 50 falsi da lei vanno a lui. E poi, anzi no, aspetta. Calcolo. 50 euro falsi vanno a lui. Lui gliene deve 20, ma non li ha. Quindi cosa succede? Succede che porta a un altro negozio, lei. E quindi gli dà il resto. E lui ha ora 20 euro veri. Mentre la signora... anzi no, aspetta, la signora ne ha 20 euro veri, lui ne ha 30. Va bene. Bene, ma la rossa si incazza. Quindi, le 50 erano false. 70 può essere? Anzi, no, di più. Allora, aspetta. Perché lei... lei ci ha guadagnato 20 euro. No, 50, scusami. La risposta è 50. Il negozio ha perso 50 sterline. No, almeno. No, di più. Vive nel mio cervello è una cosa terribile. Allora. Noi abbiamo 50... e lei praticamente ha preso le scarpe, anzi no, non ha preso le scarpe gratis. Lei aveva 20, 20 sterline, 20 euro qualche. Lei ha guadagnato 20 euro. Lui, non cazzo di niente, perché sono finti. Però non lo sapeva. Quindi... lui ha 30 euro veri. Benissimo. Lui ha 30 euro veri. Però la risposta magari è una puttanata, però ci voglio arrivare con calma. Lui ha 30 euro veri. Quindi... ma la signora, la rossa incazzata, dice: oh, guarda che questi 50 sono falsi. Ma secondo me ne ha perso solo 50. Perché...
Perché alla fine il cambio l'ha chiesto a lei, quindi... Cinquanta. Così dovrebbe andare. Ah, fantastico. Ce l'ho fatta. Non l'avrei mai detto manco io.